Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. City Moda. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Acmei. Bentrovati con una nuova puntata di Telebari Social Night, oggi puntata tutta rosa. Quasi tutta rosa, ma ci sono anch'io, anche se il rosa mi piace un sacco. Appunto. Grazie per aver seguito la puntata di ieri, per aver seguito i nostri TikTok, grazie mille a tutti. Te l'hanno ricondiviso sia Paola che Chiara. Hai visto? Solo tu non l'hai condiviso. Perché non mi ha taggato. Perché non ti piace prenderti poco sul serio. No, invece era molto carina, è stata una puntata che ci è piaciuta tantissimo e siamo sicuri che anche questa ci piacerà altrettanto. Incrociamo le dita. Innanzitutto io celebro il mio primo bidone, ma per la terza parte avremo una sorpresa. Per la prima ci siamo impegnati tantissimo affinché la giornata di ieri, la giornata internazionale delle donne, fosse celebrata nella maniera più giusta. Avremo due super ospiti, un terzo in collegamento, ma prima un RVM di cosa è avvenuto nella nostra città ieri. Vediamo. Anna, una borsa dell'acqua calda è la mia sola alleata. Le donne e le persone socializzate donne vivono una condizione di disuguaglianza sistematica. Maricla, ecco. Noi non c'eravamo perché eravamo inchiodati ai nostri sgabelli, ma Bari era piena di gente. Sì, sì, per le strade di Bari appunto c'è stato questo corteo transfemminista che ha sfilato per le strade, ma vorrei parlarne con una nostra amica giornalista che è qui con noi in studio, ci è venuta a trovare. Io non so se darà l'ok all'amica. Buonasera. Sì, certo. Grazie. Cominciamo Alessandra. Bene. Grazie Alessandra. Alessandra Colucci. Benvenuta. Buonasera. Non allora, è da sola però. Non è da sola. Perché introduciamo anche Coyote Cute, modella di Bari. Grazie. Sì. Ben arrivata per la prima volta in studio. Se ne è parlato tantissimo di lei anche grazie al nostro collega Roberto Maggi. A breve andremo ad approfondire la sua storia. Vogliamo anche salutare la nostra amica in collegamento? Perché c'è una seduta spiritica in No, la salutiamo poi andiamo da lei. Ciao Monica! Ciao, ciao. Torniamo buonasera. Subito da te. Intanto volevo chiedere ad Alessandra che cosa ne pensa di questi cortei femministi. Sono belli, lo fanno stasera anche? No. Ah, e perché? È perché era ieri la giornata internazionale della donna. Allora, dimostrare, manifestare è sempre una cosa bellissima. Farlo solo un giorno, no. Nel senso che io capisco perfettamente il senso dell'8 marzo, della giornata, della difesa dei diritti. Quello che capisco un po' meno, non capirò mai, è dover confinare il tutto in una giornata, come se poi da oggi fino al 7 marzo dell'anno prossimo i problemi non ci fossero. Quindi quello non mi piace, il concetto di riserva indiana, cioè un solo giorno per dimostrare un orgoglio che deve esserci tutti i giorni, una protesta, un impegno, ecco, quello mi piace un po' meno, quindi sì, benissimo. Ecco, una provocazione, facciamolo un altro giorno dell'anno, o facciamolo tutti i giorni, o cerchiamo di dare un senso diverso in questo impegno. Anche perché ci sono tantissimi passi avanti da fare, a partire proprio dalla tassa sugli assorbenti, no? Quello è un problema, che praticamente tutte le donne affrontano l'onorevole Mussolini ha detto per 40 anni, no, sono molti di più, anche 45, qualcuna anche va verso i 50 anni, perché purtroppo le mestruazioni, che non sono una parola, non è una parola che ci deve far paura. Ieri ne abbiamo parlato a lungo anche. Sono una condizione della donna, e di una donna che sta bene, quindi fortunatamente sono una cosa molto antipatica, però positiva. Anche positiva, certo.
E quindi non è possibile che gli assorbenti costino così tanto. Assorbenti anche, diciamo, che garantiscano, che assicurino poi di evitare il più possibile i disagi. Quindi sì, quella è una battaglia seria, secondo me, ma anche molto importante. Assolutamente. Certo. Coyote, vengo da te. Sì. Tu ti sei di recente laureata, quindi sì. Complimenti, poi veniamo alla tua tesi di laurea. Hai frequentato l'università? Sì, assolutamente. In presenza? Sì, in presenza, assolutamente. Venivano distribuiti per caso degli assorbenti in maniera gratuita? Assolutamente no, l'unica cosa gratuita che ho ricevuto è stato un quadernetto di promozione di Just Eat, basta. Questa è l'unica cosa gratuita. Utilissimo. Utili, certo, molto certo. Utile. No, non sono mai stati distribuiti e io penso che, come giustamente sì. Hai detto, è una spesa che non può essere così alta, soprattutto non ci sono neanche delle soluzioni alternative o quelle tra virgolette alternative che appunto dicono che possono aiutare il pianeta, la coppetta, comunque costano ancora di più, quindi non è una soluzione e non tutte le donne se lo possono permettere, tra l'altro una soluzione che deve essere igienica, non si possono lasciare le donne allo sbaraglio perché è qualcosa di molto intimo e che se non viene curato e a cui viene mostrata la giusta attenzione può causare anche problemi, quindi esatto. Maricla, io ti voglio sottoporre ad un esperimento. Ecco. Anzi, voglio sottoporre tutte le nostre ospiti qui in studio, vi chiedo di chiudere gli occhi e pensare ad un'alleata nel mondo delle battaglie femministe. Chi vi viene in mente? Faccio rispondere prima a loro perché io so la risposta. Oddio. Non lo so, io credo che tutte le donne abbiano in sé un qualche cosa per poter stare insieme, per poter essere alleate e lottare benissimo, insieme. Perché si è alleata a voi una insospettabile, probabilmente. Alessandra Mussolini, vediamo l'RVM. Questo assorbente è per il commissario Gentiloni, IVA allo 0%. Le donne che consumano, pensate, nell'arco della loro età fertile, che sono 40 anni, fino a 14.000 assorbenti tra tampax, assorbenti con le ali e senza ali. Queste con le ali, glielo diamo a Gentiloni, basta. IVA allo 0% in tutta l'Unione Europea. Simbolico quello che ha fatto Alessandra Mussolini, l'eurodeputata di Forza Italia, al commissario Paolo Gentiloni. Ma lei non è nuova a questo tipo di cose, tanti anni fa, voi probabilmente non eravate nati o la quasi. La maglietta. Sì, jeans alibi per stupro, che era una frase molto forte perché c'era stata una sentenza, credo della Corte di Cassazione, una ragazza era stata violentata, aveva i jeans e siccome li aveva sfilati perché erano jeans aderenti, non si configurava la violenza nel vero senso della parola perché li aveva tolti lei, senza rendersi conto che magari era sotto minaccia, era spaventato, era sotto shock. Fu una cosa che fece epoca, però in quel caso fu un discorso trasversale perché ci furono anche parlamentari di sinistra che manifestarono tutti insieme e la frase fu molto forte, quindi per questo dico, le donne, anche se non la pensano in maniera diversa, possono molto, molto, molto trovare una linea per stare insieme. Vediamo come la pensiamo in fatto di comunicazione e di prodotti televisivi. Discovery Plus ha creato un nuovo format. Un nuovo show dating! Lo chiamiamo così? Chiamiamolo così come vuoi. Si chiama The House of MILF. Che MILF sta per? Mother, I like to piacevolmente spendere il time. Beh, insomma, la TV spazzatura o siamo noi spettatori un po' bigotti? Lo devo dire io? È proprio spazzatura di quelle proprio, perché io ho letto, non conoscevo il senso, praticamente c'è un gruppo di donne e i figli di queste donne, allora tu vedi tuo figlio, la donna che corteggia i figli, esatto, degli altri. Esatto, nella, cioè, stessa cosa, casa è un po' imbarazzante. È una cosa molto imbarazzante. Qui no, è TV spazzatura perché non sdogana l'idea che una donna possa avere un compagno più giovane e neanche l'affronti da un punto di vista morale. È sciocco, sciocchino e basta. Questa è la tua opinione, sì, però. Ovviamente solo la mia opinione personale. Magari dall'altro versante delle poltrone c'è Coyote che
hai un profilo. In realtà io sono molto in disaccordo con molte cose che vengono proposte in TV, perché in realtà non rappresentano assolutamente quello che è nella realtà, compreso anche il mio tipo di lavoro, che non viene assolutamente rappresentato. Che qual è? Ricordiamolo. Io sono una sex worker, quindi creo contenuti erotici e li vendo a livello digitale. Non sono una porno attrice, perché non lavoro per una casa pornografica. Io definisco il mio una specie di porno etico, perché scelgo io come farlo e scelgo di vendere la mia tipo di sessualità, che è una cosa completamente diversa da quella che è la pornografia mainstream. E mi collego a questa serie che assolutamente non rappresenta quello che è veramente lo status MILF. Poi lo status MILF è uno status che è nato anche questo dalla pornografia, ovvero rappresentare in maniera sessuale una donna che comunque ha avuto figli, che è grande. E non è assolutamente questo, perché una donna si deve sempre sentire libera di essere sexy, di essere sessuale e di poter esprimere la sua sessualità come vuole. Quindi io sono pienamente d'accordo, perché non è mettendo madri e figli in una casa che si rappresenta l'essere MILF. Diciamo che adesso le stanno inventando di ogni, sì. Quindi effettivamente mancava questa occasione in cui far incontrare. Al di fuori della Puglia e Basilicata, Telebari e Social Night non lo riescono a vedere, quindi devono creare un'alternativa non di qualità. Parlavamo con Coyote, la devo forse chiamare dottoressa Coyote. Ormai sì, ce l'ho il titolo, quindi. Fresca di laurea, su che cosa verteva la tua tesi di laurea? Allora, la mia tesi di laurea era sul sex working e in particolare su come i sex worker comunicano sui social, perché in realtà la nostra comunicazione è molto difficile proprio perché non veniamo rappresentati come un lavoro, noi non siamo riconosciuti e di conseguenza veniamo semplicemente ammucchiati in quello che nel 2018-2020 è stata la legge Sesta Fossa, che semplicemente ha voluto limitare il più possibile la circolazione di contenuti sessuali non approvati, pedopornografia, eccetera, eccetera. Ovviamente, siccome non si può, secondo queste piattaforme, creare una giusta selezione tra quelli che sono i contenuti messi consapevolmente e quelli invece rubati, hanno deciso di unirci in tutto quanto e dire tutto ciò che è sesso togliamolo perché è sbagliato, cosa che non è così, perché molti di noi sono consapevoli e vogliono fare questo lavoro e magari voglio esprimere qualcosa di diverso che possa veramente sdoganare quello che è stato trasmesso nel maschilismo di tutti i giorni, cioè che la donna è semplicemente oggetto del piacere dell'uomo, cosa che non è assolutamente così. Hai potuto però raggiungere questo bellissimo traguardo solo lontano dalla Puglia, diciamolo. Non sì, sei purtroppo sì, avrei voluto fare questi studi a Bari, però ho trovato questo corso di laurea che tra l'altro è stato promosso alla Fiera del Levante quando andavo ancora al liceo, in comunicazione digitale, mi ha affascinato tantissimo. All'epoca io non facevo ancora questo lavoro perché ovviamente l'ho iniziato superata la maggiore età, verso i 18-19 anni, però mi è piaciuto molto perché ho potuto applicare tutto ciò che studiavo poi al mio lavoro online sui social. Io farei un appello all'Università di Bari di introdurre tanti altri corsi, sì, perché non ce ne sono parecchi e molti sono costretti ad andare in altre regioni. Sì. Volevo chiederti però, al di là di questo appello di Marica, indipendente, prenditi anche tutto il palinsesto, in quanti si sono stupiti tu, star di OnlyFans? Ti sei riuscita a laureare? Tantissimi, e non so se posso dirlo, ma molti dei miei fan mi hanno chiesto video personalizzati con la corona, che non ci credevano, volevano vedere il foglio, ovviamente censurato del mio nome, però lo volevano vedere. E perché pensano che sappiamo solo usare il nostro corpo, ma il voler, la sessualità, soprattutto se è così esplicita, non è per forza collegata al fatto di svendersi, di non saper fare altro. Io sono consapevole di poter fare altro, di saper fare altro, semplicemente ho scelto di fare una cosa che mi piace, in cui mi sento portata, che poi non venga capito, rispetto tutti, però è una mia scelta. Poi ovviamente cerchiamo di dimostrarlo oggi, stando qui, mostrando sui social che mi sono laureata, non me ne vergogno, ne vado fiera. E spero sia un passo avanti per farlo fare ad altre ragazze. Domanda bruciapelo, risposta con sì o no. Sì. Quanto è utile OnlyFans per sconfiggere anche il body shaming? Sì, tantissimo, tantissimo. Voi non avete idea dell'autostima che mi ha dato. Cioè, io piaccio, sono bella, e non perché sono più bella di quella, ma perché ho una particolarità che mi rende unica a tutte le altre persone che qualcuno ricerca. E io ho detto sì o no. Tu mi hai fatto una domanda in cui non c'era un sì o no. Mi hai detto quanto. OnlyFans è sicuramente super utile, ma
Probabilmente mai quanto la musica, Maricla. Mai quanto la musica, perché abbiamo un contenuto bellissimo, davvero molto commovente, della cantante Liso. Guardiamo. Mitica Lizzo, ormai una figura iconica che combatte ogni giorno il body shaming body con shaming, la sua musica. Esatto. Alessandra, veniamo da te per un piccolo commento su questo video bellissimo. È un video molto molto bello. Ciascuno di noi, quando va a seguire il concerto di un cantante amato, sogna di essere abbracciato da quel cantante. Però io non mi sono commossa, nel senso che sì. Norma. No, sì, cioè mi ricollego a quello che ho detto prima, non mi piacciono le riserve indiane. Continuo. Ecco, forse mi avrebbe colpito di più se ci fosse stata, che so, un Lady Gaga, diciamo una persona magra, ecco, così mettiamo subito i puntini sulle i, e avesse detto la stessa cosa, forse mi avrebbe toccata di più. Ma questa anche in questo caso, questa riserva indiana. Allora, sì, tu sei curvi, sono curvi pure io, e ci abbracciamo perché noi siamo una forza. No, cioè, secondo me i sistemi di sdoganamento di certe cose sono E non pensi invece altri. Che sarebbe stato magari anche un po' ipocrita, no? Vedere un abbraccio di una Lady Gaga che è magra quanto uno stuzzicadenti. Quanto me? O no? Sì! Hurry up! Sai perché? Non lo credo. Adesso devo dire una cosa personale, la dico molto velocemente. Io fra i miei 3-4 fan di Instagram ho Gloria Zanin, che è stata Miss Italia nel 1992. Non ci conosciamo, ci seguiamo a vicenda, ok? Una volta c'era un mio primo piano col faccione e lei disse: ma lo sai che sei proprio carina? Ha avuto, secondo me, io non ho, grazie al cielo, un'età tale per cui non ho questi problemi di riconoscimento del mio aspetto fisico, però mi ha fatto ancora più piacere. Perché è stato un complimento arrivato da Miss Italia, quindi mi ha... Ha aumentato l'autostima. Esatto, no, noi non ci conosciamo, lei l'ha proprio pensato, l'ha scritto in maniera assolutamente... tranquilla, senza nessun tipo di secondo fine. Quello mi è piaciuto di più, ciò detto, è stata comunque sicuramente una scena molto bella, un messaggio su cui però... c'è ancora bisogno di lavorare, secondo me. Vediamo un altro messaggio che arriva da un'icona della generazione Z, ormai, se non Y, Giorgia Soleri. Non possiamo dire chi è. Ecco, lo diciamo, dai, com'è? Fai tu. Perché no? Se no mi tacciano di... Oh, è la fidanzata di Damiano Rimani. Ecco, lo sapevo, no, non si dice così. Vediamo è una influencer, ragazzi. Spesso sui social hai parlato della tua malattia. Volevamo capire come hai fatto a gestirla durante questo viaggio così pieno di disagi. Le malattie croniche di cui soffro hanno un equilibrio molto precario e è molto difficile prevedere quando arriverà un attacco, in che modo e come bloccarlo. Quindi ho chiesto consiglio al team di medici che mi segue e siccome mi sono resa conto, soprattutto quando ho avuto le ultime diagnosi, di essermi chiusa in me stessa nella paura del dolore e di aver rinunciato a delle occasioni per paura di stare male, ho detto io voglio vivere la mia vita al 100% e se devo stare male, a questo punto tanto vale stare male in India. Ero per fortuna affiancata dalla mia migliore amica, che è stata una gemma rara e preziosa di cui mi sono fidata e a cui mi sono affidata, e ho voluto ricordare alle persone malate, alla community, le persone che mi segue e soprattutto a me stessa che posso e devo avere una vita nonostante tutto. I momenti di dolore arrivano, si maledicono perché non è facile accettarlo, e poi si va avanti nel modo migliore possibile. Ovviamente avevo tutte le mie medicine sia quotidiane che di emergenza con me, e quindi insomma è stato più o meno gestibile. Attivista e modella. Vabbè, me lo ripeterai per un mese e mezzo. Ecco, ha parlato delle sue difficoltà a partire a causa della malattia cronica di cui è affetta. Guarda la faccia di Alessandra. L'ho vista, non me l'aspettavo. Anche sai. Qui. Un po' di pesce ci vorrebbe, che quello aiuta la memoria, perché Giorgia Soleri ha un problema di memoria.
Cioè Giorgia Soleri tempo fa disse che era talmente tanto invalidante la sua malattia, che è una malattia seria molto importante, la vulvodinia ricordiamo, che la costringeva a restare a letto immobile per giorni interi. E poi invece è partita, non per andare, con tutto il rispetto a Cellammare, è partita per andare in India, signori miei, non a fare la vacanza. Però l'ha detto, voglio stare vabbè, bene. Però non è andata nel resort, cioè non è stata in un letto in un resort in India, è stata, ha dormito per terra, perché chi fa Pechino Express quello fa. Esattamente come tempo fa disse che per lei il cinema era un linguaggio noioso, poi si è dimenticata ed è andata a fare red carpet a Venezia. Alessandra, se dovessi esprimere questo concetto con un'espressione barese, cosa diresti? No, non lo posso dire perché se no, quella è giornalista a noi. No, lo posso dire come se l'avessi detto. Conflitto di interesse. E allora facciamo dire alla nostra ospite in collegamento, Monica Creson. Ciao Monica, studentessa Erasmus. Ciao, buonasera. Che, pensate, udite, polacca. Polacca, certo. In suo onore ho imparato a dire ciao in, in polacco. Ecco, adesso lo deve far sentire. Cześć. Sentito? Cześć. Però l'ha detto tu. L'ha detto. Allora, Monica, tu hai scritto la tua tesi di laurea in dialetto barese, iniziando con una delle frasi più popolari. Sul dialetto barese o in dialetto barese? Ci sono alcune frasi in dialetto barese, ma è sul. Capata da avere. Tipo, change la maschiscia, manin. Change la maschiscia. E no, lo deve continuare lei. Vai, Monica. No, forse meglio di no. Non voglio sbagliare niente. Va bene, va bene. Lascio le persone che lo conoscono meglio di me. Ecco, Monica, perché hai scelto di scrivere la tua tesi sul dialetto barese? Io fin dall'inizio sapevo di voler scrivere la mia tesi sulla dialettologia italiana, su un dialetto specifico. E poi, visto che l'anno scorso ho fatto l'Erasmus qui a Bari, abbiamo deciso, io e la mia meravigliosa relatrice, di scegliere il dialetto di Bari, perché appunto il materiale c'era a portata di mano, perché stavo con la gente che parla il dialetto barese, ecco perché. Ecco, c'è stato un personaggio in particolare che ti ha aiutata, magari, che ne so, penso alla signora Nunzia dell'Arcobasso, hai provato a chiedere consigli a lei? Sì, io ho intervistato delle persone anche per strada, volevo parlare con la gente, volevo conoscere il dialetto barese, quello vero, quindi ho parlato anche con le signore, ovviamente, che fanno le orecchiette in Bari vecchia. Sono molto grata di aver potuto farlo, quindi sì. Che bella storia. Molto bella. Qual è il luogo di Bari che ti piace di più? E se hai intenzione di restarci poi e non tornare in Polonia? Il luogo che mi piace di più, non so, mi piace il mare, perché in Polonia io vivo lontano dal mare, quindi mi piace il mare. E niente, mi piace ogni posto dove sto con i miei amici. Saggia. Grazie Monica per questa bellissima testimonianza. Speriamo di averti qui in studio con noi per poter chiacchierare, perché ti ho chiesto, ma hai intenzione di restare qui ancora un altro po'? C'è suspense, non vuole dirti nulla. Grazie per il tuo contributo, veniamo a trovarti presto. E allora, complimenti Marita, per il tuo italiano, molto brava. Grazie. Molto meglio del mio. Del nostro. All right, è arrivato purtroppo il momento di chiudere questo spazio, Maricla. Perché? Perché nel secondo spazio avremo due ragazze folli, davvero tanto folli, vogliono cambiare il mondo, pensate. Poi scopriremo perché. Però ringraziamo le ospiti qui presenti. Girl Power, grazie per aver partecipato a Telebari Social Night. Speriamo di vedervi presto qui. Grazie mille. E noi ci vediamo subito dopo. La pubblicità, canale 17.